Grazie Presidente, vorrei sottolineare che questo ordine del giorno e questi principi che stiamo portando avanti li porta avanti il Movimento 5 Stelle perché ad oggi non è stato fatto nulla all'interno dell'amministrazione capitolina su questo tema, Presidente. E il Movimento 5 Stelle è riuscito a introdurre, questi principi e riuscirà a introdurre questi principi anche grazie a questo ordine del giorno. Perché questa amministrazione è riuscita a recuperare 17 milioni di euro, appunto nel momento in cui potrà essere sottoscritta la convenzione, 17 milioni di euro che ad oggi questa amministrazione non aveva mai visto, che erano rimasti all'interno probabilmente all'interno del dimenticatoio. Noi vogliamo dare uno sviluppo a quel territorio, Presidente. E dare dei principi e garantire che la cittadinanza possa partecipare sulla base di queste esperienze anche internazionali, credo che sia assolutamente la direzione giusta e soltanto il Movimento 5 Stelle poteva farlo. Grazie.